Buongiorno, ciao Carlo. Ciao Marco, buonasera. Ho Buonasera, buonasera. Sì, ormai io sono in un appena notato clima. che svegli, però insomma dalle mie parti alle 7 più o meno sera. Sì. No, è che sai cos'è? Che mi godo che finalmente le giornate si allungano, quindi c'è un po' Grande. più di sole e a Bellissimo. me piace un botto, a me piace un casino. Ma poi queste giornate in cui c'è tanta luce, la temperatura è quella giusta, c'è un bel sole che riscalda, non fa troppo caldo, sono assolutamente da godere. Sì. È la prima live che faccio in camicia senza maglione, quindi è proprio, come dire, ho inaugurato la stagione nuova. Io ancora un po' di smanicato. No, io sono più coraggioso, ma perché appunto sono rientrato da poco, quindi ero fuori e un caldo terribile adesso. Anche tu sei a Milano, Sì. no? Ok. Allora, ascoltami, mentre aspettiamo un po' che si popoli tutto quanto, io faccio un po' di convenevoli. Vedo che c'è già Mark in chat che ci saluta. E oltretutto, vabbè, questo lo dico dopo, che tanto posso aspettare, che ho visto che ha usato i punti canale per contribuire a una sfida. Devi sapere che su Twitch più guardi le live. Ecco, Pat Pirata, ciao, ci sono, grandissima. Oltretutto iscritto da 27 minuti, quindi benvenuta. E come un vero streamer ti devo salutare e ringraziare per il follow. Dicevo, nei punti canale, tu guardando le live puoi raccoglierli. Sono ovviamente cose gratuite che puoi utilizzare per fare azioni durante la live. Puoi contribuire per magari sbloccare delle sfide. In questo caso, quella di questo mese è per sbloccare una case history, perché noi parliamo spesso di progetti finiti. La mattina abbiamo un telegiornale dove raccontiamo notizie e curiosità come dire, sempre del mio settore, quindi branding, comunicazione e quant'altro, però vedi la fine dei progetti, non vedi anche tutto il backstage, quello che c'è davvero nascosto negli angoli, no? Nei meandri dei progetti. E quindi ho fatto questa sfida. Siamo lì, quindi credo che a breve possano vincerla. Non sono molto esperto di diavolerie digitali, quindi mi cogli impreparato sulla possibilità di fare sfide, di fare cose. Non sono così all'avanguardia. E guarda, Utaini, vedo che nel frattempo anche lui scrive: Bella Marco, ciao Pat, anche tu qua a seguire Marco? Oh, ciao, sì, lo seguo da 30 minuti. Si vede che già si conoscevano, ma non erano ancora stati, diciamo, nella nostra live insieme. Allora, direi che ci siamo abbastanza scaldati, direi che possiamo iniziare a fare sul serio. Allora, Carlo, io faccio. A me piace dire che faccio il maleducato, nel senso che faccio al contrario, per una questione televisiva, presento prima me, in modo che poi sono libero, presento te e ti do il via per darti tutta, come dire, lo scettro del potere. Perfetto, ottimo, vai. Allora, io sono Marco Apadula, per chi non mi conoscesse, sono un brand strategist, sono un brand identity designer, ho fondato Up00, che è un'agenzia di branding, consulenza e design. Il mio compito, il nostro compito è quello di creare, distinguere o rendere memorabile il brand di startup, piccole e medie imprese, fino ad arrivare anche ai top brand che magari potremmo conoscere tutti. Come dire, i punti cardine sono quelli di distinguersi dalla concorrenza, aumentare il valore percepito del brand e trasmettere i propri valori fondanti. Quello che state vedendo è il format 4 chiacchiere con un pro, quindi il pro di oggi è Carlo. Ogni settimana abbiamo appunto un esperto diverso, con verticalità, con esperienze diverse. Per rubacchiare, no? Del know-how, per rubacchiare da case history e portarceli a casa, magari utilizzare certe nozioni anche per i nostri brand, i nostri progetti o magari i nostri clienti. Carlo è un esperto, adesso poi correggimi se sbaglio, però Carlo Molto, è vai. un esperto di customizzazione vabbè, forse mi fermerei qua perché se allungo la frase ho paura di sbilanciarmi troppo e di dire una No, fallo, fesseria. fallo, vediamo cosa viene. Customizzazione. Per WePower è ovviamente come dire, l'asset, l'asso nella manica, diciamo, che loro offrono è quello di diventare competitivi grazie alla personalizzazione dei prodotti. Credo solo prodotti, giusto? Non anche servizi. No, servizi no, ma comunque sei stato bravissimo, cioè hai fatto un'ottima descrizione. Adesso Ottimo. magari ci aggiungo io, come dire, qualche pezzetto in più. Innanzitutto io sono Carlo Marrazzo,
Nasco come ingegnere, una volta ero ingegnere più o meno 20 anni fa. Ho lavorato per una decina d'anni all'interno del mondo delle aziende, soprattutto automotive. Ho lavorato in Brembo, dove ho cominciato la mia carriera gestionale e manageriale in azienda. Dopodiché sono passato invece a lavorare in quella che chiamano la consulenza di direzione. In questa consulenza di direzione mi sono poi divertito così tanto che ho fondato una società nuova. Per fare consulenza di direzione. La società si chiama WePower e all'interno di WePower, quindi per allinearmi un po' al tuo linguaggio, c'è questo brand WePower. Sotto questo brand WePower ci sono, se vuoi, tre prodotti o tre servizi, insomma, tre marchi da fare crescere, che sono tendenzialmente le armi che noi utilizziamo per aiutare le aziende a migliorare le loro performance industriali. Quindi, se tu mi chiedi cosa fai, noi aiutiamo le aziende piccole e medie a migliorare le loro performance industriali. Uno di questi servizi, uno dei tre che ti dicevo, c'ha in testa un obiettivo preciso, che è quello di dire: esistono in Italia, ma in giro nel mondo ce ne sono tantissime, aziende che hanno una leva competitiva straordinaria, che è quella di aumentare la gamma di prodotti che offrono al cliente finale. Ce ne sono tantissime, quindi che cosa fanno? Cercano di differenziarsi, proponendo prodotti dove in qualche modo l'utente ci può mettere del suo. Se queste aziende hanno questa leva potentissima, noi abbiamo degli strumenti per poterle aiutare. Perché sembra strano, ma non è per niente banale aumentare la complessità del prodotto, ma continuare ancora a dare un buon servizio al cliente, piuttosto che a guadagnarci qualche euro per ogni cosa che vende. Quindi questa è un po' la storia che mi contraddistingue. Nel corso degli anni la customizzazione, sin da quando ero in Brembo, è sempre stato un po' il fil rouge della mia vita. Io in Brembo, per esempio, lavoravo all'interno di un reparto che produceva dischi freno in materiale carboceramico, una roba molto di nicchia. Quindi parliamo di autovetture tipo Aston Martin, Ferrari, Porsche. Quello è il mondo dove tutti i clienti lo vogliono un po' più, ma un po' meno. È sempre, no, ma io non sono quell'altro di prima, quindi pochi pezzi, come dire, livello di personalizzazione estremamente elevato. E quindi da là ho cominciato con questa storia della customizzazione, e tra una cosa e l'altra me la porto dietro da 20 anni ormai. Guarda, dico una battuta giusto per rompere il ritmo. Sicuramente chi è in chat riderà, come dire, nel senso si vederà nello stesso tipo di battuta. A noi questo tipo di problemi capita quando vogliono il logo più grosso di solito. Quindi tu glielo Lo fai, so, almeno lo fai più grosso, guarda, non lo fai più a destra. i miei amici del marketing mi hanno già, come dire, ampiamente sbeffeggiato su questa roba del logo più grosso. Ah, ok. Quindi è arrivata anche a te, diciamo, questa leggenda. Ottimo, ottimo. Ascoltami, ma stavo pensando, come dire, il vantaggio competitivo è quello di personalizzare. Tu hai visto negli anni, nella tua carriera, che è un'esigenza che nasce ovviamente sempre di più dal pubblico, quindi non è un capriccio dell'azienda. È una domanda retorica, ovviamente, ma serve davvero questa customizzazione? Ovvio che no. Non No, no, saremmo qui a guarda. parlarne, però. Guarda, allora io piuttosto che risponderti come dire, a O la sensazione, però teoria, rispondo magari hai delle case history. Perfetto. con qualche numero, ok? Ed è qualche numero che in realtà viene da studi estremamente, fatti su una popolazione estremamente ampia, da società di consulenza molto, molto più grandi di WePower. Parliamo di Boston Consulting, parliamo di McKinsey, quindi parliamo di questi personaggi. Da qualche parte, poi sul blog di WePower, questi dati ci sono proprio in un articolo. Adesso vado un po' a memoria. Prendiamo due aziende che offrono la stessa tipologia di prodotto. Una di queste aziende lo fa in maniera più o meno standard per il cliente, quindi 4-5 modelli sono quelli, li metto all'interno di una vetrina su uno scaffale di un negozio, li vado a vendere. L'altra azienda con lo stesso prodotto dà al cliente la possibilità di personalizzare funzioni, colori, fatti estetici, dà la possibilità di personalizzare. Le due aziende quindi sono all'interno dello stesso mercato, per cui quelli che fanno marketing strategico direbbero che più o meno sono posizionate più o meno uguali, hanno la stessa utenza, lo stesso mercato di riferimento. Quello che si è visto succedere con questi studi è che ci sono tre punti di vantaggio della seconda azienda rispetto alla prima. Il primo punto di vantaggio è che
l'utente medio è disposto a spendere, e qua tocchiamo un tasto dolente perché quando bisogna tirare fuori dei soldi chiunque comincia sempre a fare capricci, è disposto a spendere circa il 25% in più per comprare il prodotto dove lui in qualche modo può scegliere alcune caratteristiche. E questo è un primo elemento. Quanto il 25%? Assolutamente sì. E pensa che se l'azienda è in grado di far costare il prodotto customizzato più o meno quanto quello standard, immagina che cosa può succedere a livello di marginalità. Questo è il primo punto. Ce n'è un secondo. Il secondo punto è che il livello di fidelizzazione dei clienti che cominciano ad acquistare da un'azienda un certo prodotto dove hanno la possibilità di personalizzare aumenta di circa il 40%. Quindi oggi dove, come la storia dell'attenzione, di pochi secondi, ti passa la pubblicità davanti e hai perso il tuo cliente, le aziende che personalizzano i loro prodotti effettivamente riescono a catturare un po' di più la fidelizzazione del cliente. Quindi se tu non fai soltanto un prodotto, ma ne fai più di uno, o fai un prodotto che è un prodotto usurabile, quindi prendi una borsa, prendi una bicicletta, tutte quelle cose là, magari la seconda volta che lo devi acquistare andrai di nuovo dall'azienda che ti ha conquistato con la personalizzazione. E questo è il secondo punto, credo, estremamente importante. C'è poi un terzo punto che veniva messo in evidenza da questi studi ed è il seguente. Dice, ok, sono disposti a spendere di più, sono disposti ad essere più fedeli, ma questi clienti sono anche disposti a diventare un brand ambassador. Cominciano a parlare con i loro amici, con le persone con cui si trovano sui social, cominciano a parlare di te e quindi si innesca quel word of mouth, quel passaparola positivo che fa crescere molto più rapidamente l'azienda che personalizza il prodotto rispetto all'altro. Adesso io non lo so se ti ho convinto, se ho convinto le persone che ci stanno seguendo, però insomma direi che anche noi come utenti, se non guardiamo i numeri ma guardiamo come dire, il nostro vissuto, il fatto di poter accedere a un configuratore online dove se banalmente devo comprare un paio di occhiali da sole posso decidere, ma sai che io l'asta la voglio di colore arancio e il frontale lo voglio sì nero ma con il bordo arancio così richiama l'asta, cioè è un'altra storia, no? Ci posso mettere del mio. Quindi sicuramente questo è a vantaggio della personalizzazione. Poi consideriamo per un'altra cosa, Marco. Non lo so di che anno sei, ma insomma, se più o meno... 86. Allora sei un bel pezzo più giovane di me. Ma se fai riferimento a 30-40 anni fa, quella che era la situazione dei mercati, tu avevi dei mercati dove tendenzialmente la saturazione non era ancora stata raggiunta. Per cui c'era bisogno di fare delle lavastoviglie perché le persone le volevano, le compravano. Lascia stare il livello di performance che avevano, la personalizzazione che gli potevi dare. Mi serve la lavastoviglie, appunto, me la compro. Oggi questa roba qua non c'è più. Oggi la lavastoviglie ce l'hanno tutti. Sì. L'automobile ce l'hanno tutti. Cioè non c'è un oggetto che tu dici non ce l'ho. Certo, se mi dici la macchina spara soldi che vedo nei film americani, no, quella non ce l'ho. Però cioè, stiamo proprio andando a parlare di cose veramente estremamente specifiche. Quindi con i mercati che ormai sono saturi, quello che succede è che da un certo punto di vista le aziende per competere hanno bisogno di un'arma differenziata rispetto alle altre. Altrimenti le funzioni sono le stesse, la catena di distribuzione è la stessa, più o meno il costo è lo stesso, l'affidabilità è la stessa. Dall'altra parte invece che cosa succede al pubblico, a chi acquista? Ci sono i social, c'è Instagram, la nostra comunità si è allargata a dismisura sia come numero di interazioni che anche come proprio distanza di persone che riusciamo a raggiungere, per cui ci sentiamo molto più, come dire, massificati, e a questo punto dobbiamo avere un oggetto diverso rispetto a quello che c'hanno gli altri, perché così mi differenzio, almeno, come dire, a livello di percepito personale, mi differenzio dalla nostra. Questo chiaramente fa sì che se negli anni 80 la parola che veniva più utilizzata era, come dire, una parola che aveva a che fare con la customizzazione di massa, con la produzione di massa, quindi produciamo di massa, già negli anni 2000 si aveva a che fare con la parola customizzazione di massa,
oggi nel 2020 siamo ad una parola che è hyper customization, quindi l'ipercustomizzazione. Secondo me questo è il motivo per cui customizzare un prodotto, dare la possibilità ai propri clienti di personalizzare, diventa importante per le aziende. Se realmente vogliono fare tutto quel processo di differenziazione, diventare top of mind come brand nella testa delle persone e quindi crescere molto più rapidamente rispetto agli altri. Quindi sì, questo secondo me è un po', come dire, l'ambiente, l'environment nel quale ci muoviamo. Guarda, mi fai venire in mente una provocazione. Nella ricerca, allora, un brand in teoria ha un suo posizionamento con dei valori identitari. Nel momento in cui dà la libertà al pubblico di personalizzare il prodotto come meglio crede, non, è una domanda, una provocazione. Non c'è il pericolo che il brand possa, fra virgolette, perdere potere di riconoscibilità? Perché se uno inizia, che ne so, uno si fa la Coca-Cola con la lattina blu al posto della lattina rossa, Coca-Cola potrebbe perderci in riconoscibilità. Ovviamente l'abilità, la customizzazione non vuol dire libertà massima al pubblico, no? Quindi immagino che mi sono già risposto da solo. Però sono curioso di sapere da te. Allora, io chiaramente non sono un esperto di brand e di marketing come puoi essere tu. Però ti dico che dare alcuni gradi di libertà ai clienti per personalizzare alcune cose piuttosto che altre è sicuramente un affare che fai. Dare sì, però troppa libertà comincia non più ad essere un affare. Ti faccio un esempio. I clienti possono essere tanti. Immagina appunto l'esempio che hai fatto tu, il cliente Coca-Cola, che prende il rosso Coca-Cola che è sacro, no, cioè, è una roba sacra il rosso sì, Coca-Cola. E Coca-Cola gli dà la possibilità di potersi fare la lattina di Coca-Cola di qualunque colore vuole. Prova ad immaginare quello che succede poi nei backstage di Coca-Cola quando sulle macchine che imbottigliano la Coca-Cola, o ancora di più, sulle macchine che realizzano quella lattina, hai bisogno di avere le lattine che escono da quella linea di produzione, perché noi guardiamo sempre la parte finale di quello che vediamo in negozio, sì, guardiamo sì, quello che ci sta dietro. Ma quello che ci sta dietro significa che Coca-Cola riceve degli ordini dai suoi dealer che mano a mano vendono le Coca-Cola dei diversi colori e che quindi gli finiscono con una velocità differente, staccheranno un ordine per 100.000 gialle, 50.000 verdi, 37.000 rosse. E quelli là devono stare a produrre di colori diversi con una velocità elevatissima per stare dietro al mercato. Tu capisci, no, che questo porta a una complessità tale per cui Coca-Cola, anche se Coca-Cola come prodotto, ma dal punto di vista industriale, potrebbe implodere su se stessa. Per cui sì, sì, quando noi diciamo che personalizzare è una leva di competitività per le aziende, in realtà dobbiamo anche dire un'altra cosa. Ci vuole personalizzare uguale aumentare la competitività delle aziende, virgola, se lo sai fare. Sì, sì. Beh, ma come tutto, effettivamente come tutto, lo strumento ti dà un'opportunità, però se tu ne abusi o la usi male, i social sono un ottimo veicolo di pubblicità, però se tu lo usi per fare spam, no, ovviamente non ti funziona, quindi è chiara, la morale per fortuna da un lato è comune. Ma tra l'altro mi rispondo da solo, perché sono talmente spontanee queste domande che quindi non faccio in tempo a ragionarci con calma. Stavo pensando che Coca-Cola comunque un lavoro di customizzazione l'ha fatto quando fece tutte quelle lattine con il condividi con. Non c'era Coca-Cola, un logo sbattuto su fondo rosso, prendere, lasciare, faccio 30 milioni di lattine uguale, no. Ha settorializzato tante lattine diverse, ha diviso la produzione, ha fatto Mario, Giovanni, Antonio, Giovanna. Quella immagino che sia un ottimo esempio. Non puoi lasciare libertà massima al tuo pubblico, ai tuoi clienti. Se ci pensi, anche Ferrero lo fa spessissimo. Sì, ho visto Ferrero che fa personalizzare le custodiette porta biscotti e tu puoi personalizzarla con la copertina con scritto, che ne so, auguri mamma, oppure è bello fare colazione con la mia famiglia, però l'hai scritta tu la frase. Loro ti danno giustamente, come dicevamo, delle linee guida, quindi avrai un tot di template, avrai un tot di sites, quindi di dimensioni della custodia, magari avrai due materiali.
legno, Prova a alluminio. darti alcuni range, perché poi parlare di personalizzazione di prodotto è molto ampio, prova a darti dei range di quello che può succedere nei diversi tipi di personalizzazione. C'è un livello di personalizzazione che è del tipo: ti metto a disposizione un certo numero di, come dire, componenti che creano il mio prodotto. Ogni componente ci avrà forma, colore, dimensione, caratteristica funzionale, tutto quello che vuoi, e te li metto addirittura in un punto vendita già là predisposti o su un configuratore online. Questo qua è un primo livello, un livello dove l'azienda ha già progettato inizialmente che il suo oggetto, prendi una borsa, l'esempio pratico è Obag, 5 componenti, 6 componenti. Te li faccio in diverse forme, colori, modelli, te li metto all'interno di un punto vendita, la sciuramaria arriva e si fa la sua borsa personalizzata. Ok? Quindi questo è un primo livello. Se vuoi è un livello semplice di personalizzazione, perché tutto è partito prima, il creativo che ha passato l'idea al progettista, che ha progettato quelle belle cose, chi si occupa delle fabbriche, che ha messo in pista il processo produttivo per fare esattamente quei modelli versione della scocca, della parte interna del manico e così via, e arriva la sciuramaria e si diverte un mondo a comprarsi una borsa bag. Una borsa bag, io non sono una signora, però insomma, vivendo all'interno di questo mondo qualcosa ho imparato, 70-80 euro per comprarti un aggeggio mediamente di plastica, no? Quindi anche buono come livello. E questo è un primo livello di customizzazione. C'è poi un secondo livello di customizzazione, dove tu vai a comprare un oggetto dove in realtà sei tu che, richiedendo una caratteristica, scateni all'interno di questa azienda che c'è qualcuno che deve realizzare appositamente per te quel componente con quella caratteristica in più che ti serve. E questo potrebbe essere il caso di una bicicletta, piuttosto che di un'automobile, un po' quello più classico. Lo bag te la vai a comprare in negozio, la voglio adesso, esco, vado, me la compongo e me la danno, piuttosto che configuratore online, configuro, 3 giorni, me lo consegnano a casa. Se invece vai a comprare un'automobile, anche là c'è il configuratore, però aspettami Marco, non posso dartela subito. Abbiamo un tempo che, se vuoi quella base esattamente senza tutte le funzioni che tu hai scelto, quella che abbiamo noi, è nel piazzale, te la viene a ritirare tra una settimana. Se però: sì, ma io voglio i sedili con quella pelle rosso un po' più, un po' meno. Sì, ma io voglio anche il sensore per vedere non so che cosa. Magari ti fanno aspettare qualche mese per me. E Sì. questo è il secondo livello. È chiaramente un livello già più complesso, e il nostro amico utente, cliente, può già scegliere un po' di più, ma comunque tra una serie di cose che gli vengono messe a disposizione. C'è poi un terzo livello, se vuoi quello più complesso. Diciamo, in ambito tecnico noi lo chiamiamo l'engineer to order, fatto apposta per, ingegnerizzato per. Arriva Marco e dice: ritorniamo su Coca-Cola. Coca-Cola deve acquistare 20 nuove macchine per imbottigliare le sue lattine che vengono dal progetto che tu gli hai appena lanciato. Magari più tardi ti chiamano. Deve comprare 20 nuove macchine per imbottigliare quelle lattine. Però Coca-Cola vuole che quelle macchine facciano non 100 lattine al minuto, ma 120. Poi si è inventata la lattina da 436 centilitri, perché ce la vuole avere soltanto lei, e quindi non ha bisogno di, lasciami dire, un attacco normale per prendere questa lattina, ma ha bisogno di un attacco speciale, piuttosto che ha deciso che non vuole più mettere lo zucchero, ma vuole mettere la stevia, un processo per portare la stevia che è liquida invece dello zucchero che è solido. Coca-Cola, con i suoi tecnici, arriverà a casa di questa azienda, entrerà nell'ufficio progettazione di questa azienda qua e gli dirà: tu sei bravissimo a fare macchine di riempimento, però io ho bisogno che, non deve essere più solido, ma deve essere liquido la parte di dolcificante che metto, ho bisogno di una lattina diversa. A questo punto che cosa succede? Che partono addirittura dei progettisti ad hoc per il progetto di Coca-Cola e cominciano a progettare non tutta la macchina, ma quelle parti di macchina ad hoc per Coca-Cola. Sono, come dire, tre livelli completamente diversi tra di loro. Io ho fatto degli esempi generici dove sembra che più aumenta la complessità del prodotto e più vai verso una customizzazione o personalizzazione difficile. In realtà non è così. Puoi anche prendere semplicemente un produttore di biciclette o di penne che
che lavora in Genie Art Warner e ti dice: Marco, tu mandami uno schizzo della penna che vuoi, in forma, dimensione, tipologia di impugnatura. Io te la faccio realizzare dai miei progettisti, te la mando in visione come progetto, poi se ti piace, tu la compri. Quindi tre livelli completamente differenti. Figo. E sono le aziende che devono scegliere a quale livello vogliono appartenere, perché scegliere a che livello vuoi appartenere poi ti porta nella condizione di riferirti al mercato giusto, di lavorare in maniera corretta sul tuo brand. Quello che ti dà l'engineer to order lavora su una nicchia estremamente piccola. L'altro, sì, che lavora, se vuoi, mettendoti sullo scaffale le varie bag, lavora su una massa molto più ampia. Quindi tutti i ragionamenti, non soltanto industriali, ma anche proprio di costruzione del brand, di marketing che fai, vanno a cambiare. Per cui, come dire, è veramente una scelta identitaria dell'azienda. Ti meriti un po' i clienti in funzione di quello che fai. Ecco. Sì, 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 ci sta. Non so se sono riuscito un po', come dire, a chiarire il concetto delle diverse tipologie di personalizzazione. Altrimenti pare che personalizzazione è semplicemente scrivere con un colore diverso. Può essere, sì, anche molto, sì, bravo. Sì, 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 no, il rischio è quello, che poi uno pensa, appunto, me lo fai più bianco, me lo fa, anzi, cito Utaini che ha scritto: vogliamo parlare del nero un pochino più scuro, in chat scriveva. Che c'è un riferimento al tuo logo un po' più grande, c'è, bravo, qualcuno che vuole un nero un po' più scuro. Invece può essere, diciamo, un po' più abbordabile, ma fino ad arrivare a una, diciamo, una perversione del dettaglio e dell'ingegneria esageratissimo, quindi il potenziale è enorme. Esattamente. Noi quello che cerchiamo, come dire, di fare in WePower, con poi il team che nel corso di questi anni mi ha aiutato in qualche modo a mettere a punto le metodologie che utilizziamo, è quello di prendere... innanzitutto, prima ti dicevo che noi aiutiamo le aziende a migliorare le performance, ma in particolar modo quando c'è un'azienda che, perché se l'ho scelto, perché a volte gli è capitato, ha un prodotto che in qualche modo ha un grado di varietà molto alto, quello che noi facciamo con queste aziende è cercare di aiutarle sia nella fase di progettazione, che nella fase di supply chain, che nella fase di realizzazione vera e propria, con una serie di metodologie che abbiamo, a capire come può fare per, innanzitutto, fare costare il prodotto quanto meno possibile, perché più customizzi, più costa, Marco. Nell'engineer to order, dove devi avere un drappello di progettisti che, quando entra il nuovo cliente, si mettono là davanti a un CAD tridimensionale a fare dei disegni, costa, non c'è niente da fare, non puoi non farlo pagare al cliente, altrimenti non stai in piedi. Quindi li aiutiamo a ridurre i costi di prodotto, quindi ad applicare delle tecniche che ci permettono di far vedere al cliente finale il massimo della personalizzazione possibile, ma in realtà nel backstage tu sei un po' più standard. Dall'altra parte, quello che facciamo, li aiutiamo, come dire, in maniera pragmatica, a trovare qual è, per il prodotto che fanno, quel punto dove si incrocia, se vuoi, l'offerta e la domanda, no? Come dicono quelli che fanno economia. Il cliente che gli dai le funzioni, ma quelle giuste che gli servono, non quelle in più, e il tuo processo industriale che in qualche modo viene settato per soddisfare quelle e non di più. Ti faccio un esempio a questo proposito. Non cito il nome, ma è un marchio di automobili non di lusso, di più. Siamo oltre la Ferrari, ok? Automobili che vengono fatte in una tiratura pari a 50-60 l'anno, credo che la prossima autovettura che uscirà tra 3 anni, se non sbaglio, le hanno già vendute tutte. E facciamo un lavoro per questa azienda dove ci dicono: proviamo a capire se il livello di personalizzazione che offriamo al nostro mercato è giusto per le autovetture che noi utilizziamo. E viene fuori una cosa simpaticissima durante questa attività che facciamo. Una cosa simpaticissima è la seguente: immagina di prendere questa autovettura e soltanto virtualmente di esploderla in tutte quante le sue parti. Una di queste parti è il motore, ok? Il motore aveva un'incidenza di costo sul costo totale della vettura, ma su quello industriale, non su quello che paga Marco se eventualmente se la va a comprare. Sul costo industriale aveva un'incidenza pari al 50%, che, se ci pensi, pensi questa macchina esplosa con tutto quello che c'è intorno, soltanto il motore costava il 50%.
Dall'altra parte, chi compra quel marchio in realtà non lo compra per il motore, che è un motore AMG specifico, non lo possono vendere a nessun altro, ci avrà mille cavalli, non so quante cose fantastiche c'ha, ma i clienti non la comprano per quel motore, la comprano invece per l'aerodinamica che ha, al primo punto, perché ha l'aerodinamica, e qua chi è esperto lo può capire, riprende l'aerodinamica di un jet militare, quindi tutto è fatto per in qualche modo riuscire ad avere questa aerodinamica speciale. Al secondo posto la comprano per un fatto di status symbol, qualcuno addirittura non la utilizza neanche, se l'è messa all'interno del salone della sua casa. Cioè, chi colleziona le miniature delle macchine e chi può permettersi anche quello. C'è chi le colleziona vero. Al terzo posto invece c'era, primo posto abbiamo detto era la parte di aerodinamica, secondo posto era invece la parte di status symbol, al terzo posto c'era il fatto che queste autovetture sono delle autovetture che in qualche modo hanno una serie limitata e quando vengono poi rivendute per la seconda volta aumentano di molto il loro valore. Per la serie costa più comprartela usata che comprartela nuova, chiaramente per un fatto di investimento c'era questo. Quindi, come puoi vedere, c'è un'azienda che magari poteva risparmiare di soldi, guadagnare di più, e in realtà non si rendeva conto di questa cosa. Poi non ti dico che ci voleva per fare quei motori, una roba impressionante. Quindi, come dire, un esempio di disallineamento, appunto quando gli dicevo che noi le aiutiamo a spendere di meno e le aiutiamo a trovare il giusto posizionamento, dove in qualche modo spingere il loro processo industriale per dare al cliente quello che al cliente serve, non un po' di più, non un po' di meno. Questa è la seconda cosa che facciamo. C'è poi una terza cosa che facciamo, li aiutiamo a consegnare questo prodotto speciale, ma nei tempi di un prodotto standard. Scusami, se vuoi un attimo la voce, ripeti il terzo punto, perdonami. Ripeto, il terzo punto è quello, il terzo aiuto che gli diamo è quello che permette a questa azienda di riuscire a consegnare un prodotto speciale negli stessi tempi di un prodotto standard. Non è scontato, Marco, assolutamente no, perché il prodotto standard lo posso fare in anticipo, prevedendo più o meno quanti ne vendrò nel corso del periodo, e li comincio a produrre. Li posso anche non produrre completamente, li produco ad uno stadio dove in qualche modo poi da quando me li chiedono ci metto molto meno tempo a spalmarli sul mercato. Ma se faccio un prodotto personalizzato e piuttosto che avere 5 modelli ce ne ho 50 o addirittura 500, ma come faccio a prevedere i prossimi che mi chiederanno il prossimo mese quali saranno? Sì, quindi la rapidità di intervento è fondamentale. Dicevo, la rapidità di intervento è fondamentale. Perché, perché se no il lusso dello stock da magazzino o ce l'ho già a scaffale, no? Uno diceva, ma per aspettare così tanto a sto punto me lo prendo come tutti gli altri. Invece il lusso di averlo personalizzato a parità di tempo è una figata. È lì, secondo me, la cosa ancora più eccezionale. A me una volta è successo con un paio di scarpe. Sì? Doveva andare a un matrimonio di un amico. Allora, smanettando online, trovo una bellissima azienda che fa scarpe su misura e la cosa subito mi ha, come dire, stuzzicato, no? Allora, anche un po' per sfizio, compro un paio di scarpe, vado sul loro configuratore e mi configuro il mio paio di scarpe. Confermo l'ordine e l'attesa era un'attesa, adesso non ricordo esattamente il numero di giorni, ma andavamo dalle parti delle 4 settimane. Ma guarda, io le scarpe le ho comprate lo stesse, però non le ho potute utilizzare per andare al matrimonio che era, non mi ricordo, ma insomma non ho fatto in tempo ad utilizzarle. Sì. Quindi, capisci, io posso andare in negozio e acquistare un paio di scarpe in tempo zero, dall'altra parte ho dovuto aspettare 4 settimane. Adesso non posso comparare le due cose, però sì. Le 4 settimane, in realtà anche non dovendo andare a nessun matrimonio, ti sembrano comunque un tempo un po' alto. Oggi siamo nella società in cui Amazon, con quel mitico baffetto, ci ha abituati che io oggi faccio one click e domani ce l'ho a casa. Certo, non mi vende prodotti customizzati, però ormai l'utente si è abituato a quella cosa là.
Sì. Anzi, forse proprio perché è abituato a vedere così tanta offerta, no? Tu hai, cioè, se scrivi, che ne so, gomme, no, matite su Amazon, ti si apre un milione, no? Di matite. Di conseguenza, già che devo perdermi, a questo punto tanto vale che me la faccio come voglio io. E lì anzi, mi sono abituato a, proprio perché ho tanta offerta, a poter scremare, scegliere, scegliere, scegliere finché trovo quella più simile. Quindi ci siamo anche forse un po' addomesticati alla ricerca del tailor-made, no? Diciamo, del fatto su misura. Solo che non tutti, anzi, cioè, si può offrire quando c'è tutto il mercato delle matite, però ci sei tu insieme agli altri competitor. Se invece tu vuoi appunto usare come leva per vincere la concorrenza, allora se tu diventi quello che dà la risposta a questa esigenza, hai vinto. Sicuramente sì, però devo dire, Marco, io poi sono molto più vicino alle aziende che ai consumatori, no? Ma proprio Sì. dal punto di vista della vicinanza fisica su quello che succede. E ti devo dire che in realtà stiamo entrando probabilmente, forse siamo già entrati, ma non ci siamo ancora appieno, in una nuova fase industriale che potrà portare a chi realmente riesce a sfruttarla un grosso vantaggio proprio in termini di riuscire a personalizzare il prodotto. Perché se ci pensi, la mitica digitalizzazione di cui tanto si parla, no? Che poi è stata fortemente accelerata su noi esseri umani normali da questa sfiga del Covid che ci è capitata, in realtà se tu la immagini calata all'interno delle aziende in maniera opportuna, fornisce degli strumenti impressionanti che aiutano la parte di personalizzazione del prodotto. Ti faccio qualche esempio. Immagina per digitalizzazione la possibilità di collegare all'interno di un backbone, di un'infrastruttura informatica, il creativo, il progettista, il prototipatore e la fabbrica che realizza. Accorci i tempi di interazione di una quantità incredibile. Non soltanto, tutte le informazioni sono informazioni che sono condivise. Anche chi realizza le può vedere mentre il creativo le sta generando. E dirgli, caro creativo, ma sai che questa forma, piuttosto che questo tipo di assemblaggio, tu come creativo vai da Dio a farlo, ma io in fabbrica, questa roba qua, non riuscirò a farla, almeno magari con le macchine che ho. Sì. Potrebbe essere un primo asset importantissimo. Un altro asset importantissimo può essere la mitica manifattura additiva. Mentre noi siamo stati abituati nel passato che prendevamo un materiale da questo materiale, prendevamo un pezzo da questo pezzo, toglievamo del materiale per ottenere la forma che volevamo. Poi ci hanno insegnato che con alcuni materiali, in particolar modo con la plastica, li potevamo fondere e li potevamo mettere all'interno di uno stampo per dargli la forma che volevamo. Adesso quello che succede con la stampa 3D è che noi in realtà possiamo immaginare nel mondo delle aziende che laddove voglio portare la customizzazione a livelli molto alti, non ti dico su tutto l'oggetto, ma almeno su parti di questo oggetto, le posso realizzare di manifattura additiva. Se metto questa cosa insieme al backbone di prima, dove il progettista ha progettato l'ingranaggio unico al mondo per la bicicletta di Marco, questo 3D che lui ha realizzato finisce direttamente in una stampante 3D che oggi può stampare la plastica, ma può stampare anche il metallo e cominciano a stampare materiali che hanno delle proprio performance meccaniche di resistenza molto importante. A questo punto, Marco, ciao, quell'oggetto in un tempo estremamente rapido, con un costo relativamente basso, sicuramente più basso di un processo di produzione tradizionale. E questo è il secondo elemento sicuramente importantissimo. Un terzo elemento importante è il seguente. Oggi tutta la parte di sensoristica ha un costo relativamente basso. Oggi si possono comprare in rete sensori a pochi centesimi, no? Poi bisogna saperli utilizzare, però intanto li puoi comprare. Come dire, mettere insieme un prodotto e un sensore annegato all'interno del prodotto è la possibilità di tracciare l'intero ciclo di vita di quel prodotto. Che cosa intendo per ciclo di vita? Intendo, ma Marco come lo utilizza quel prodotto là? Perché Sì. io magari l'ho immaginato bicicletta,
per andarci in bicicletta, non per fare dell'altro. Magari Marco con quella bicicletta ci fa un tipo di pavé, Carlo ci va sull'asfalto, Giovanni ci va sullo sterrato. La bicicletta, quando l'abbiamo progettata, in realtà non era progettata esattamente per l'uno, per l'altro, per l'altro. Se poi prendi il folle che ci scende anche le scale, quindi la sottopone a vibrazioni, sforzi ancora più forti, in realtà quei sensori mi possono aiutare, a me che l'ho prodotta e che magari l'ho venduta qualche anno fa, a capire i vari utenti come la stanno utilizzando. E in funzione di come la stanno utilizzando, quanti chilometri ci percorrono, dando quali sollecitazioni, piuttosto che tenendola all'intemperie, a che temperature alte e Posso basse, farci ricerca e sviluppo? ci miglioro il prodotto in una maniera che è congruente a come gli utenti lo stanno utilizzando. Sì. Questo è un altro punto fortissimo per la personalizzazione. Io posso clusterizzare, certo, non ne devo vendere tre di biciclette, perché altrimenti non clusterizzo niente. Sì. Se ne vendo una quantità significativa, posso clusterizzare gli utilizzi e posso dire alla prossima release di questa bicicletta, piuttosto che farne un solo modello, ne facciamo tre che hanno delle caratteristiche specifiche per Carlo, per Marco e per Giovanni che la utilizzano in maniera diversa. Cioè, pensa alla potenza di questa roba qua. Sì. Guarda, ti chiedo solo una cortesia, se puoi esplodere, diciamo, la parola clusterizzare che hai detto, perché a volte mi dicono siete troppo Grandissimo. tecnici. Parlare semplice. Ritorniamo alle biciclette di prima. Ne abbiamo vendute 1 milione, le stanno utilizzando delle persone, ci arrivano delle informazioni. Noi queste informazioni le raccogliamo nel nostro bel file Excel e all'interno di questo file Excel verrà fuori che c'è un gruppo che va sullo sterrato, un gruppo che va sull'asfalto, un gruppo che va sul pavé. Ciascuno di questi gruppi è quello che ho chiamato un cluster. Quindi cluster uguale gruppo. Stessa cosa, non cambia niente. Non è un Grazie. termine ingegnerese, insomma. No, 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 bravo. No, grazie perché ovviamente abbiamo da imprenditori a colleghi a curiosi, quindi abbiamo un pubblico veramente misto e giustamente a volte hanno necessità anche più, come dire, più tecniche. Assolutamente Ne approfitto per fare un po' lo streamer di turno, perché ho sì, corretto. visto che nel frattempo Studio Nautilus ha contribuito con un totale di 15.225 UP00 points, che sono i punti che dicevamo all'inizio, per sbloccare una case history. Non so quanto manchi, se non sbaglio Utahini non hai messo i punti, vai a recuperare. Tra l'altro una metafora carina che diceva sempre in chat, hanno scritto, mi viene in mente la pubblicità dell'Erdhammer che diceva fattilo tu. Cioè, fatelo tu perché praticamente lui sta facendo il panino, me lo fai più così, me lo fai più colà, me lo fai più colì, e allora alla fine lui dice: vabbè, fatelo da solo. Che alla fine è la morale come dire, della live di oggi: dare potere al pubblico, ma anche l'azienda, avere un brand, avere la possibilità di customizzare. Anch'io adesso non mi viene la parola in italiano, di Personalizzare. personalizzare. Di personalizzare è probabilmente la vera svolta. Mentre parlavi mi facevi venire in mente anche un altro aneddoto. Chissà che magari fra, che ne so, 100 anni rivedremo indietro e ci accorgeremo che come c'è stata l'artigianato, diciamo, era del ferro, bronzo, eccetera, comunque diciamo artigianato, poi c'è stata la rivoluzione industriale con metallo, vetro e quello che è. Vabbè, metallo anche prima, però voglio dire a livello no, architettonico, eccetera, e magari la customizzazione, cioè la customizzazione, anzi, quindi la possibilità di non fare più da artigianale, quindi fatto a mano, poi passati a industriale, quindi tutto uguale ma in massa. Magari la svolta, come dire, storica sui libri di storia, magari ci sarà questa terza era, diciamo, chissà. Il tuo concetto è assolutamente corretto. Noi siamo partiti dall'artigiano. Immagina fare un vestito nel 1920. C'era la signora che lo cuceva a mano, no? Sì. Poi io vengo da una città, Napoli, dove sono cresciuto e studiato, in cui c'era molto il culto di fare l'abito artigianale. Quindi tu andavi là, ti sceglievi la stoffa, ti sceglievi tutte quante le cose. C'era un artigiano. È evidente, Marco, quell'artigiano quanti vestiti al mese può fare? Sì, poi può mettere in batteria anche degli altri artigiani per aumentare la sua potenza di fuoco, ma il numero è sempre limitato. Però ti dà un servizio estremamente puntuale, estremamente di nicchia, esattamente quello che tu vuoi. Ok? Dall'altra parte poi c'è una frase famosa di Ford, che adesso,
anche gli ingegneri probabilmente la conoscono, no? Sì. Lui più o meno credo intorno al 1930 parlava di questa automobile storica che era la Model T, che la massima era: puoi sceglierla come vuoi, basta che sia nera. Poi magari faccio riferimento a qualcuno prima che scriveva, ma un nero un po' più scuro. No, nero, era quella. Quindi siamo andati in un momento in cui tutto era fatto per standardizzare. Non dico assolutamente che questo periodo storico è stato negativo, anzi è stato molto positivo perché ha permesso a tutti, ha democratizzato alcune cose. Quindi ha permesso a tutti, mediamente, di poter ottenere un oggetto. Ok? Quello che sta succedendo in questi anni, invece, è una sorta di tornare indietro nella personalizzazione, ma guardare verso il futuro negli strumenti che ti permettono di personalizzare il prodotto. Sì, forse l'unicità dell'artigianato insieme alla rapidità e ai costi dell'industriale. Assolutamente sì, assolutamente sì. E ti dico che quando noi aiutiamo delle aziende a fare dei percorsi di questo tipo, poi succedono di quelle cose incredibili, cioè divani e anche là il divano. Quanti posti a sedere? Bracciolo sì, bracciolo no. Ma tessuto o pelle? E se pelle, di che qualità e di che colore? E poi adesso i divani sono diventati anche un po' elettrici, no? Ma ce lo vuoi il meccanismo reclinabile per la testa? È quello reclinabile per le gambe. Cioè, tu capisci, anche uno strumento semplice, un oggetto semplice come un divano, rischia di diventare un oggetto estremamente complicato. E nel momento in cui cominci ad aiutare un'azienda, questo è un caso reale, che fa divani, a concettualizzare la sua produzione, razionalizzarla dal punto di vista industriale, ottimizzare il disegno del prodotto per massimizzare quella che è la varietà che può dare al cliente, ma facendolo in maniera intelligente. Noi diciamo con un termine tecnico facendo esplodere il funnel di prodotto quando più lontano è possibile. Poi magari dopo vi racconto che cos'è questa massima. Così ma cominciano a fare dei saving che sono dell'ordine del 30 e del 40%. Ma tutto questo non, come dire, andando a ridurre il valore che tu stai consegnando al tuo mercato di riferimento, ma mantenendolo uguale, se non addirittura aumentandolo. Sì. Cioè, capisci come la potenza diventa? Sì. Questo è Guarda, assolutamente potentissimo. ti faccio leggere in chat, non so se riesci Vai, ti leggo. Chi devo Sì. leggere? StudioNautilus.org. Ad oggi, nonostante siamo abituati a pubblicare la qualunque sui social, di pancia siamo abituati ad essere diffidenti quando si parla di novità, soprattutto certi segmenti della popolazione. Come glielo spieghi il traffico di dati tra sensori della bici e il database ad uno che ama i big data e Bill Gates e il 5G? Ma in realtà non glielo devi neanche spiegare a Studio Nautilus, perché sei tu che realizzi quel prodotto, che ci ficchi dentro i tuoi bei sensori e quei sensori poi li utilizzi per capire il 5G, non so neanche che cos'è, come sta utilizzando il tuo prodotto. Quindi non è detto che ci debba essere, come dire, un utilizzo consapevole. Perché altrimenti stiamo parlando di un early adopter, no? Di quelli che questo lo voglio per primo e ti aiuta a svilupparlo perché io sono quello che programma il tuo prodotto. In realtà, queste sono delle considerazioni che dobbiamo fare non con chi lo utilizza, ma con chi lo progetta, con chi lo realizza. E là effettivamente deve entrare il digitale. Anche perché, Marco, io a volte me la faccio io, ma soprattutto me la sento fare, no? Scusami, ma questa roba del digitale, che tutti quanti stanno digitalizzando, ma secondo te nella mia azienda, ma cosa dovrei fare? E vedo che ci sono persone che indipendentemente da che azienda hanno, da che prodotto hanno, da quello che fanno, per loro digitalizzare significa quasi comprare tutte le tecnologie all'ultima moda. Bagno di sangue, Marco, bagno di sangue. Sai che cosa succede? Che poi le tecnologie sono difficili da utilizzare, non ci capiscono niente. Ci impiegano tanto di quel tempo per capire come si fa, che le utilizzano al minimo possibile, e alla fine dicono che ah, il digitale da me non funziona. In Sì. realtà, come ogni cosa, studiare come si è fatto è un po' come, boh, se vai da un personal training, scusami, un personal trainer, il personal trainer non è che ti fa fare esattamente quello che fanno tutti quanti gli altri. Ti studia, ti dice, oh, allora,
dobbiamo potenziare questa parte, dobbiamo rendere più elastica quest'altra parte, dobbiamo rinforzare questa. Di Sì. fare delle cose ad hoc che ti permettono realmente, in tempi rapidi e senza troppi sforzi, di ottenere il risultato che tu volevi ottenere. Stessa cosa la digitalizzazione delle aziende. Non si tratta soltanto di dire collego due cose e trasferisco dei dati, parlo con Marco che sta dall'altra parte. Non è soltanto quello nelle aziende, c'è parecchio di più. Nel frattempo saluto Utaini, grazie mille della compagnia, buona serata, caro. Faccio di nuovo lo streamer, faccio notare ai nuovi, che non sono magari abituati che come dire, in basso c'è una scritta che scorre con dei codici. Se inserite quei codici in chat, e lo faccio adesso per i più, come dire, per i più pigri, se fate punto esclamativo YouTube, per esempio, si apre il link YouTube, mi manca un pezzo però, YouTube, ecco qua, si apre il link per recuperare tutte le vecchie puntate del 4 chiacchiere con un pro, quindi potrete vedere da domani di nuovo la puntata con Carlo, per riascoltarla e quant'altro, e recuperare anche gli altri ospiti con le altre questioni. Un'ultima domanda, che poi andiamo in chiusura magari, visto che ormai Ma è siamo quello così. perché decidi tu Sì, no, se beh, qua. come dire, cerco di fare il numero chiuso perché è più carino, ma non abbiamo limiti di tempo. Tu hai parlato, se non sbaglio, durante la live anche di prototipazione. Puoi dirci qualcosa, è una cosa che seguite? Allora, considera che la parte di prototipazione può essere una parte estremamente interessante per tutte quelle aziende che devono realizzare sempre nuovi prodotti. Sempre nuovi prodotti significa, prendiamo un telefono, volevo dire le macchine fotografiche, ma ormai non esistono più, sono state soppiantate dai telefoni. Prendiamo un telefono. Tu compri un telefono indipendentemente dal brand che scegli, probabilmente dopo un anno ti ritroverai con la nuova release. Gli iPhone che sono arrivati a 15, a 14, cioè una roba impressionante, no? Quindi tu ti trovi ogni anno con il nuovo modello. Non succede soltanto nella parte elettronica, ma succede anche nella parte un po' più quella che utilizziamo tutti i giorni, più fisica degli oggetti che ci circondano. Questo significa che queste aziende hanno bisogno di fare tanta prototipazione. Chiaro, non è che nascono oggi che dice adesso devo sviluppare tutto ex novo. Evidentemente hanno una storia e devono aggiungere delle funzionalità, fare degli upgrade, però comunque bisogna prototipare, testare prima di mandare sul mercato. E questo è un elemento dove le aziende che ce l'hanno appesantisce di molto la struttura, l'organizzazione, i costi, i tempi e tutto quello che ti può venire in mente. Esistono chiaramente delle metodologie, noi per esempio in WePower su quest'ambito qualcosa facciamo con uno come dire, dei nostri tre prodotti, in particolare quello che va sotto il nome di Innova, che ti permette dalla fase di generazione delle idee, quindi come generare idee. Sì. Prima dal punto di vista della quantità e poi dal punto di vista della qualità delle idee che stai generando. Poi ti permette di avere dei metodi per filtrare fra tutte queste idee che tu hai generato nella tua organizzazione, tutte quelle che verosimilmente potrebbero essere già più pronte per andare sul mercato ed essere accolte positivamente. Noi questo lo facciamo con un software che abbiamo sviluppato. Che con una sorta di intelligenza artificiale, o meglio di machine learning, ci permette con una serie di casi, circa 200 casi, di prodotti di successo o di insuccesso, di fare una cosa complicata, che è la scomposizione vettoriale delle funzioni o delle caratteristiche di quell'oggetto, ci permette in qualche modo di, come dire, vederli scomposti e fare ragionare il nuovo prodotto che diamo in pasto al software con quella che è la sua esperienza pregressa. Il software nel corso del tempo, man mano che lavora con altri prodotti, arricchisce sempre di più la sua esperienza, così che lui, senza spendere un euro in prototipazione, ti può dare una percentuale, chiaramente, di rate di successo o di insuccesso di quel X prodotto che tu stai andando a dargli in pasto. E ti permette anche di capire se tra le N funzioni, se prendi una penna, come scrive, come la tengo, quanto è alta, insomma, le funzioni che ti puoi inventare, quali sono le funzioni che in qualche modo tendono a deprimere il suo successo sul mercato, per cui tu puoi lavorare su quella funzione, ridarla di nuovo in pasto al software. Quindi chi fa prototipazione e la fa in maniera spinta ha comunque bisogno di strumenti che gli permettano di
non dover andare ogni volta fisicamente a produrlo e fisicamente a darlo a 20 persone per farlo testare, ma ha bisogno di qualcosa che faccia, come dire, il lavoro prima. Non dico che poi non lo realizzi più fisicamente in fase prototipo, però non puoi generare 1.000 idee, prototiparne 100 e poi alla fine te ne funziona soltanto una. Cioè, capisci che sforzo devi Sì, fare? Invece fai non 1.000, ma ce n'è 5.000 di idee. Ma tra queste 5.000 esci già con 10.000, con 10 filtrate. E di queste 10 poi sai che due sono potenzialmente quelle che potrebbero andare bene. È chiaro che tu migliori tutto quanto questo processo. E ci sono delle aziende che di questo processo ne hanno fatto appunto una leva competitiva. Noi di recente abbiamo seguito un'azienda che lavora in un settore relativamente povero, il settore dei legni. Povero dal punto di vista industriale, no? Non è un settore dove vendi un prodotto che ha un brand esagerato. E questa azienda che nel settore del legno produce tendenzialmente arredamento per la casa, è riuscita addirittura ad entrare nel catalogo di Walmart dopo aver lavorato con noi, e Walmart, un po' come se fosse, lasciami dire, una casa di moda, ti Sì. chiede 4 aggiornamenti della tua gamma prodotti all'anno da inserire all'interno del suo catalogo. Quindi tu immagini 4 aggiornamenti per chi fa tendenzialmente mobili da mettere in casa. Ci guardiamo intorno, ce l'abbiamo di diverse tipologie di mobili, quindi li abbiamo supportati per appunto migliorare la prototipazione. Quindi anche la prototipazione fatta vecchio stampo, una tragedia, ti costa Sì. un botto, con un sacco di tempo. Ma se la concettualizzi in una maniera un po' più moderna, con degli approcci e degli strumenti giusti, può essere molto più smart e anche più efficace. Sì, e ricordo che agli inizi la prototipazione era un sì, la brutta, no? Però era un andare a tentoni. Lo faccio e vediamo se mi piace. Però è uno spreco, è un'emorragia di energie, di forze, di finanze. Se invece hai un approccio scientifico. Se poi a tutto questo percorso tu ci agganci anche quella parte che ti dicevo di digitalizzazione, magari la stampa 3D per fare il prototipo, Sì. e poi magari ci agganci, oggi ci sono dei software che ti permettono di fare delle analisi di diverse nature, resistenza meccanica, di fluidodinamica, e tutte queste cose qua ti permettono di arrivare quando lo realizzi che effettivamente ce l'hai là in una maniera molto più robusta. Certo, sì. Guarda, intanto invito, visto che fra poco credo che chiuderemo, invito la chat se ha delle ultime domande, delle ultime curiosità da chiedere a Carlo. Intanto grazie della disponibilità. Insomma, vediamo se riusciamo a rispondervi. Nel frattempo ti faccio io un'altra domanda, ovviamente sempre retorica, ma per stimolare la conversazione. Hai già parlato ovviamente di abbattimento di costi e quant'altro, ma se dovesse esserci qualcuno che si è collegato tardi o che si è perso questi pezzi e magari è spaventato perché dice: caspita, però sta roba qua è solo da fighi, no? Da super automotive o quant'altro. Però tu hai citato anche piccole e medie imprese. Assolutamente sì. E anche prodotti che sono molto più, come dire, non hanno il fascino del prodotto, del brand. Se tu pensi ai riduttori di velocità, che tu neanche sai dove sono perché sono dappertutto e ci circondano, Sì, sì, ma sì. non sai neanche dove sono perché sono un elemento all'interno di un altro oggetto. E io ti dico, possiamo personalizzare i riduttori di velocità. Perché? Perché lo dobbiamo fare? È perché ci abbiamo 200 clienti, ogni cliente ha un'applicazione diversa, c'è sui progettisti che disegnano l'oggetto e per farci stare il tuo riduttore dentro, forme, dimensioni, attacchi, rapporti tra velocità che entra e velocità che esce, li decidono loro. E se tu non personalizzi il tuo prodotto e fai quei 10 prodotti standard, li venderai soltanto ai tuoi 10 clienti. E nel momento in cui questi clienti magari evolvono un po', qualcuno lo perdi pure per strada. Quindi non si tratta soltanto del super lusso, ma si Sì. tratta di prodotti proprio di utilizzo quotidiano. Quindi anche di questo parliamo. Poi il super lusso, per l'amor del cielo, si può permettere, ma lasciami dire, il super lusso non c'ha il problema di dover ridurre i costi. Perché tanto il super lusso c'ha il brand, è un po' le automobili di cui prima, no? Sì. Invece, secondo me, la domanda, quella che ti volevo fare, che a questo punto te la lancio sul tavolo, anche perché credo possa essere interessante per le persone che ti seguono, è: voi che vi occupate di marketing e di branding, se vi arriva un cliente che in qualche modo vi dice: guarda, io faccio dei prodotti che
che il mio mercato può personalizzare in questo, questo, questo e questo. Quanto vi aiuta in termini di posizionamento, di branding, di riconoscibilità? Io credo che ci sia un legame fortissimo, no, tra queste due cose, perché è vero che il marketing poi deve essere bravo con qualunque prodotto, scarso quanto possa essere, a farlo diventare memorabile. Però fischia, se questo prodotto ha anche un'attitudine a diventare memorabile, e allora è molto Sì, meglio. Cioè, di sì, sì. marchi memorabili che non hanno tante attitudini, sì, ne conosciamo alcuni, ma sono veramente dei casi molto rari. Il Quindi classico poi prodotto che si vende da solo, no? Cioè, il ci sono prodotti prodotto che che si non vende da solo non hanno. ha più neanche bisogno di marketing. Ma non credo che ce ne siano poi tantissimi nel mondo, quelli che si vendono da soli. Ma quelli Sì, che non sì. si vendono, qual è il legame che tu vedi da persona esperta di brand e di marketing nella possibilità che ti dà quel prodotto, quel servizio di dire io mi differenzio perché faccio questo, questo e questo. Adesso comunicamalo alla mia popolazione di riferimento. Che mi No, dici su questo? secondo me è eccezionale il potere di, anche a livello di branding, della customizzazione, perché come abbiamo parlato all'inizio di Coca-Cola, tu puoi raccontare, puoi fare tutti i post che vuoi sui social, i video, dicendomi condividi amicizia, famiglia e quant'altro. Però se tu invece mi permetti di avere uno strumento, nel senso che il prodotto diventa un mezzo attraverso il quale riesco davvero a vivere quei valori, quindi il condividi, quindi l'enjoy. Quindi tutti quei claim e quelle frasi, diciamo, ad effetto di Coca-Cola, tant'è che c'è stato un boom esagerato di vendite con quelle lattine personalizzate, proprio perché la voglia, diciamo, di vivere il brand e non il prodotto, perché il prodotto è una bibita, la stappi, la bevi, finita lì. Invece chi comprava Coca-Cola lo faceva anche per il brand, ovviamente, e quindi magari organizzi, che ne so, vai fuori a fare una pizzata con gli amici, che ne so, fine campionato, pizza e magari chi birra, chi Coca-Cola, perché è sinonimo di comunque pizzata, amicizia e quant'altro. Devi organizzare, che ne so, una festa di compleanno per tuo figlio, le patatine, i popcorn e ti prendi una Coca-Cola. Non prendi Pepsi, non prendi altro perché Coca-Cola ha creato un posizionamento su certi tipi di valori. Però hai voglia a raccontarlo e basta. Se invece tu riesci a farlo anche vivere al pubblico, hai vinto. Quindi, onestamente, credo che la customizzazione, come tutto usato con saggezza, possa veramente essere una leva anche di branding. Ma d'altronde, se con il branding non ci azzeccava niente, non avremmo fatto questa live. Quindi, ti ringrazio, Carlo, per questo assist perché mi hai fatto fare una chiusura, come dire, perfetta. Grazie. Anzi, volevo chiudere così che sarebbe stato epico, però in realtà vedo anche un'ultima domanda che avevo chiesto una domanda e Epico quindi vado a leggerla. Sempre Nautilus che scrive: la prototipazione di cui avete parlato vale solo per prodotti fisici, corretto? O magari fate anche cose digitali? Perdonami, faccio un esempio e provo a rispondere. Sì. Se pensiamo all'azienda che produceva macchine per imbottigliare la Coca-Cola di cui prima abbiamo fatto l'esempio, è evidente che all'interno di una macchina di questo tipo c'è anche del software che permette la movimentazione, l'allineamento e così via. Assolutamente è opportuno avere magari un software campione che va su tutte le macchine standard, dove poi quando arriva l'esimo cliente che mi dice: ma a me, oltre a controllare il codice a barre, puoi controllare anche, non lo so, la presenza del puntino sulla I o della stanghetta sulla T? Sì. Tu puoi prendere quel codice che ha generato lo standard e aggiungere un pezzetto in più. Quindi, evidentemente, anche nella parte più squisitamente digitale, la customizzazione, la personalizzazione, fatta appunto con quei criteri che dicevamo prima, fin dove serve, non oltre, sicuramente è applicabile. Ottimo, ottimo. Non so se Carlo. aveva in mente delle altre di applicazioni. Sì, no, adesso vabbè, non saprei, ma ti ringrazio davvero tanto dell'interessantissima chiacchierata. È stato un piacere. Ringrazio ovviamente tutti quelli che, come dire, ci hanno fatto compagnia in questa ora e qualche minuto. Nautilus, Tutaini, Pat, insomma, tanta bella gente. Mark, Marta, Martuz, insomma. Tanta bella gente, grazie mille della compagnia. Vi ricordo domani quindi alle 12 la prossima puntata del TG Branding e poi weekend e ci vediamo di nuovo lunedì. Quindi per, come dire, ricordo di nuovo
punto esclamativo YouTube per rivedersi le puntate, quella di oggi più le precedenti, e basta. Ragazzi, buona serata, grazie di tutto, di nuovo Carlo, grazie mille, a presto.